Qui siamo a un momento chiave, la difesa di un perimetro. Se si restringe questo perimetro, si restringe il sistema di sanità pubblica. E a minacciare il modello toscano, secondo il PD, sono i tagli al fondo sanità che l'attuale governo sta portando avanti con il malcelato intento di favorire il privato. Il punto sulla battaglia che i democratici stanno portando avanti per ancorare le risorse nazionali destinate alla sanità al 7,5% del PIL è stato fatto a Borgo Nuovo San Paolo, popoloso quartiere a ovest di Prato, dove all'inizio dell'anno partiranno i lavori per la realizzazione della casa di comunità, una struttura attesa da quando 10 anni fa fu chiuso il distretto sanitario. Un gap colmato con lo sforzo del Comune, che ha messo a disposizione il terreno, della Regione e dell'ASL, ma che rischia di essere vano se da Roma proseguirà il taglio delle risorse destinate alla sanità. Una volta pronta, infatti, la struttura avrà bisogno di personale e attrezzature, così come ne avranno bisogno le altre 4 case di comunità in partenza in queste settimane in città e in provincia grazie ai fondi PNRR e la nuova palazzina del Santo Stefano. Nel 2026 ci saranno le risorse necessarie per tenere queste strutture sotto l'impronta pubblica o sarà necessario appaltare al privato? Noi vogliamo continuare a far sì che un presidio di sanità pubblica rimanga e si aggiunga a quello che già si sta aggiungendo su questo territorio. Credo che ci sia una visione molto diversa fra quello che abbiamo in testa noi, fra quello che ha in testa la Regione Toscana e quello che ha in testa il Governo. In questo momento si tratta di entrare nel conflitto e difendere in tutto e per tutto il perimetro pubblico.